Buongiorno dalla redazione di Melito TV con una notizia positiva. Il porto di Saline è tornato fruibile, ultimati i lavori di apertura del varco. L'intervista al presidente Giovanni Verducci e al dirigente Mezzatesta. A qualche mese di distanza dalla visita dei vertici della provincia, che ha visto presente il presidente Giuseppe Raffa e il vicepresidente Verducci visionare al porto di Saline il pontone galleggiante, acquistato per liberare l'imboccatura ostruita dalla sabbia, il varco è stato finalmente aperto e da lunedì sarà fruibile. Oggi a Saline sono tornati il vicepresidente Verducci e l'architetto Giuseppe Mezzatesta, dirigente del settore difesa, coste e suolo della provincia, che hanno fatto un sopralluogo preventivo sullo stato dei lavori, al fine di trasmettere lunedì alla Capitaneria di Porto la certificazione di fine lavori. Adesso guardiamo assieme il servizio e l'intervista realizzate dal nostro direttore Domenico Vinci. Buongiorno, questa mattina abbiamo il piacere di avere presso i nostri studi il vicepresidente dell'amministrazione provinciale Giovanni Verducci e l'architetto Giuseppe Mezzatesta, che è il dirigente del settore difesa costa e suolo della provincia di Reggio di Calabria. Perché sono qui questa mattina? Sono qui perché sono andati a Saline a fare un sopralluogo sulla ultimazione dei lavori del porto di Saline, che finalmente è tornato fruibile. Voi eravate venuti, presidente, anzi vicepresidente, ma oggi è presidente in assenza del presidente in loco. Eravate venuti circa un mese fa, qualche mese fa, quindi lei, il presidente, e il presidente Raffa, proprio per visionare quel non solo il porto, ma il pontone che era stato acquistato e finanziato dalla provincia, mi pare con 250.000 euro, al fine di rendere fruibile il ponte. Il porto è stato finalmente aperto questo varco. Stamattina siete tornati per verificare, assieme quindi alla parte tecnica, il completamento dei lavori per poi dare la comunicazione che serve perché possa essere utilizzato dai naviganti e dai pescatori. Sì, esattamente. Intanto buongiorno a tutti, grazie a voi per l'ospitalità. Siamo venuti a un ulteriore sopralluogo proprio per l'attenzione che il Presidente Raffa ha su questa vicenda che riguarda il porto di Sine, che, ripeto, fino alla nausea, non siamo convinti prima noi fra tutti che non è la soluzione del problema. È una prima risposta che doveva essere data e deve essere data e mantenuta quindi ai tanti pescatori, ma non solo, anche a chi fa attività di portistica in questo periodo, la possibilità di fruire del porto, quindi dell'accesso al porto. Noi pensiamo di poter completare l'attività lasciando aperto un 30 metri per 4-5 metri di profondità per consentire quindi la fruibilità a quei pescherecci o comunque alle barche che possono avere queste capacità di ingresso. Ovviamente oggi abbiamo fatto questo sopralluogo, lunedì il dirigente del settore, ma lo dirà meglio lui, informerà le autorità competenti, Capitaneria di Porto e quant'altro, perché poi serve la loro ordinanza per poter avere la fruizione del porto. È chiaro che a questi segnali che noi stiamo cercando di dare e di mantenere è necessario un coinvolgimento più complessivo che è quello della Regione, che tra l'altro abbiamo già attivato un tavolo di lavoro insieme al Comune di Montebello, proprio perché pensiamo che non può bastare né il pontone né solo l'attività che la provincia può mettere in atto e le messe con finanziamenti di bilancio provinciale. Quindi questo è il dato a questo momento. Giusto per dare una risposta a quanti erano scettici, la stessa iniziativa che è stata fatta col pontone a Saline è stata fatta a Roccella, dove abbiamo avuto una grande dimostrazione di entusiasmo, anche perché è la prima volta che un ente che non fosse il comune è intervenuto anche su quel porto, che è molto importante per la sua come dire, localizzazione molto strategica in quella che è l'area del Mediterraneo. E anche lì, con la stessa attività, con la stessa metodologia, abbiamo consentito un accesso tranquillo anche per quest'estate. È chiaro che sul porto di Saline va fatta prima fra tutti una
una seria e attenta riflessione, prima fra tutti con l'ente locale che è il Comune di Montebello e poi ovviamente con la Regione che, come dicevo, abbiamo già attivato questo tavolo di lavoro per completare e comunque dare una risposta più a medio termine per dare davvero la possibilità di una fruizione completa del porto. Ecco, io chiederei proprio all'architetto Giuseppe Mezzadesta, che diciamo è quello che poi tecnicamente ha seguito i lavori, questa macchina che riesce a tirar fuori in realtà 18 metri cubi di sabbia all'ora, dovrebbe riuscire, intanto li ha tirati, cioè, no, molto di più, anche molto di più, quindi ecco, rispetta quelli che erano i parametri di acquisto, è dotata di una pompa centrale, quindi è calata nell'acqua, aspira questa sabbia attraverso un tubo e si muove, no? All'interno del porto dove c'è necessità di asportare sabbia. Secondo lei, a settembre, con l'arrivo delle prime mareggiate, questa macchina riuscirà a mantenere aperto il varco o comunque avremo difficoltà? No, intanto buongiorno, le dico che le potenzialità della macchina sono da scindere su due elementi. Intanto vi è il cosiddetto pontone, che è la zattera praticamente, che è attrezzata con cabine, è attrezzata con un sistema che cala giù in acqua una tipologia di pompa che noi di volta in volta possiamo scegliere. Per adesso noi abbiamo su saline una pompa da 125, ne abbiamo già acquistata, come diceva il vicepresidente, già operante una da 250. Con quella da 125 noi abbiamo una fuoriuscita di materiale d'acqua di quasi 300 metri cubi l'ora, che però in solido sono stimabili tra 70 e 100 metri cubi, quindi la produzione è notevole. Aspira, diciamo, una grande quantità. Noi la riattrezzeremo ai momenti adeguati, per esempio a settembre, anche con la 250, in modo da dare la possibilità anche di tirar fuori dall'acqua capacità e quantità doppie rispetto a questo. Per questo noi siamo assolutamente fiduciosi. Non abbiamo all'inizio fatto una scommessa sulla riuscita, ma eravamo certi di quello che stavamo comprando. Finalmente avevamo programmato in maniera seria, con fondi di bilancio dell'amministrazione provinciale, l'acquisto di attrezzature che nel tempo dovevano rendersi assolutamente indispensabili e necessarie per risolvere definitivamente i problemi. Adesso siamo già pronti, abbiamo già aperto, abbiamo visto già stamattina oltre 10-15 metri di varco, sono già aperti. Io lunedì mattina farò la comunicazione alla capitaneria di porto, la quale metterà l'ordinanza di navigabilità, quindi già da lunedì, spero già da lunedì possa essere navigabile il canale, anche se già transitabile. Lo apriremo ancora di più e lasceremo sul posto momentaneamente anche il pontone, in modo tale da, in caso di piccole mareggiate o di mareggiate più consistenti o di caduta di ulteriore sabbia, in modo da utilizzarlo adeguatamente. Ecco, io proprio facendo l'esempio di questo intervento, che non è solo, perché devo dire, Verducci, che io ho visto l'intervento che avete anche fatto a Bova Marina sul lungomare, io ho seguito quel giorno che siete stati proprio a visitare dopo le mareggiate, dopo il maltempo, c'era stato un disastro, non c'era più lungomare, non c'era più uomo. Quindi questa dimostrazione che in realtà le province servono, contrariamente a quello che dice il governo centrale, perché per esempio in casi come questo, non solo Bo, ma anche quello del porto di Salimeoni, che non credo che il comune di Montebello, con tutta la buona volontà del sindaco, del tecnico comunale, avrebbe potuto mai aprire questo varco. Ma diciamo, sulla questione delle province sì, province no, ormai si è aperta una grande, come dire, discussione. Io credo che le province, come tutti gli enti locali, come i comuni, sono le istituzioni che in questo momento stanno dimostrando, ma non solo qui da noi in provincia di Reggio Calabria, ma anche in quelle che sono le istituzioni complessivamente
che fanno parte all'UPE, all'Unione delle Province d'Italia, sono le istituzioni che sono da sempre molto vicine al cittadino, e anche ovviamente per tutta una serie di motivazioni che non sto qui a spiegare, sono quelle che sono di intercomunicazione tra gli enti locali minori e le regioni. È chiaro che su questo, e io mi permetto di dire con molta serenità, che le economie che vanno fatte attraverso l'eventuale soppressione delle province, lo dice la Bocconi, dall'università da quale il nostro presidente Monti proviene, quindi l'università, per uno studio commissionato da Lupi, dice esattamente che le economie fatte si potevano, le stesse economie con la soppressione delle province si possono recuperare con l'eliminazione di 30 parlamentari, deputati e di 30 senatori. Quindi voglio dire, questa, siccome poi evidentemente bisogna dare qualcosa all'opinione pubblica sulla ormai come dire, forbice che deve colpire la politica, ma se la politica deve essere colpita solo con le soppressioni o comunque con la riorganizzazione delle province, credo che vuole essere solo un segnale verso quell'opinione pubblica che della politica è stanca. Peraltro io credo che, ma non sono io, ma i giuristi di fama internazionale dicono che per modificare quello che è l'assetto costituzionale degli enti locali, regione, province e comuni, deve esserci una norma di natura costituzionale, non può essere fatta con un decreto così come è stato fatto con il primo Salva Italia e poi con la successiva Spending Review. Quindi credo che anche su questo a novembre potrebbero esserci delle novità, perché il 6 di novembre in udienza pubblica la Corte Costituzionale deve esprimersi e deve dare il giudizio di costituzionalità del primo decreto Salva Italia. Quindi al di là di quello che sarà la natura e la risposta della Corte Costituzionale, credo che nei fatti un ente locale serva soprattutto, come diceva lei, proprio alla luce di quelle che sono state i tagli enormi e fortissimi che sono stati fatti verso i comuni, ma anche verso le province, ma soprattutto verso gli enti locali di prima istanza che sono i comuni. E questo io credo che se non c'è il supporto e il coordinamento anche e soprattutto delle province, credo che davvero ci saranno delle difficoltà enormi. Poi certo può anche essere rivista la struttura costituzionale, ma va rivista non presi dal panico di dare in pasto qualcosa ai cittadini. Ai cittadini va dato il massimo rispetto, dicendo anche quali sono dove bisogna colpire. Colpiteremo poi eventualmente a fine agosto, a settembre, la ripresa con le ferie, per, se vogliamo, approfondire questo tema in un salotto più allargato, dove possiamo anche affrontare. Io tornerei al porto di Salini, all'utilità delle province, questo è un esempio pratico, no? Dell'utilità, laddove però la politica è attenta, e in questo caso possiamo anche dire con molta chiarezza che è attenta su questo territorio, è stata attenta anche grazie alla sua presenza come vicepresidente, perché poi voglio dire, è vero che noi qui per esempio non abbiamo una rappresentanza regionale, lo notiamo che non c'è, no? Siamo orfani, laddove c'è invece il politico del posto, bene o male, voglio dire, vive sul territorio e conosce quegli problemi, e quindi non può sottrarsi nemmeno alle istanze dei cittadini e della stessa politica del territorio. Ma guardi, sicuramente chi mi conosce, lei sicuramente lo sa, io ho fatto delle battaglie che partono dal 1997, cioè quando da sindaco di Monte San Giovanni aprì un confronto, forse qualche volta anche con toni molto duri, nei confronti del porto di Saline, ma non era un confronto, uno scontro sul porto di Saline, ma a me stava davvero male il fatto che nessuno si interessava del problema, se non con gli interventi che sono stati fatti più volte, tampone per riaprirlo, tutte quelle cose che sono state fatte. Ma dal 97, quindi anche da quando è nato la struttura e da quando dopo pochi anni si insabbiò, non c'è stata una vera iniziativa
anche su quella che è la tipologia che deve essere il porto di Segni. Io mi sforzo di far capire, anche in discussione pubbliche, che qua c'è una mancanza di progettualità sul problema. Allora, diciamo una volta per tutte, deve essere mantenuto così com'è, deve essere convertito, come, qual è l'aspettativa verso questa infrastruttura. Ecco, questo è il problema che secondo me da decenni è il vero problema del porto di Segni. Direi che è inutile nasconderlo, ma non vogliamo assolutamente toccarlo ora questo problema. Su quel territorio insiste un progetto di una questione della centrale, ma non parliamo oggi di centrale perché altrimenti ci andiamo a impantanare in una discussione che ci porterebbe lontani, no? Però va tenuto anche in conto, prima di spendere eventualmente altri soldi, verificare se il governo poi deciderà, come dichiarato d'altronde in questi giorni anche dal ministro in Calabria, dallo stesso ministro, che la centrale va fatta. Quindi voglio dire, prima di fare altre spese che poi sarebbero spese inutili, no? Certamente questo territorio, Presidente, io lo dico sempre quando, e vi ringrazio come amministrazione provinciale, ringrazio anche il Presidente Giuseppe Raffa, che io riconosco quando il politico fa veramente gli interessi della collettività e si muove sul territorio, non abbiamo nessuna remora a dargliene atto, no? Così come facciamo pubblicamente, così come nei giorni scorsi eravamo andati a Serino, abbiamo fatto un servizio e abbiamo detto qui qualcosa non funziona perché i pescatori reclamavano, no? Quindi vanno dette le verità perché solo così possiamo. Questa è un'area particolarmente depressa, l'area grecanica, forse perché non abbiamo neanche un rappresentante né alla regione né al Parlamento, no? Risente molto, tant'è che qui abbiamo molti comuni che vengono sciolti poi per infiltrazione mafiosa, comunque hanno già la commissione d'accesso. E questo è un indice, proprio secondo noi deriva anche dalla grande disoccupazione, dalla qualità della vita che bassa in quest'area, e che d'altronde la stessa comunità europea ci dice che questa è l'area più degradata d'Europa. E allora cosa può fare anche la politica? Bene, il porto, per esempio, stamattina, da lunedì mattina, i pescatori di Melite, non solo quelli, ma anche quelli amanti della pesca, ma anche qualcuno che transita e vuole fermarsi, ha questa grande possibilità finalmente di fermarsi. E questa già fa anche economia sulla zona, se vuole, anche con gli stessi pescatori, no? E però non basta perché lei pensi che questa è una cosa che voglio sottoporre da questa mattina. Io ho un cameraman e qualche ragazza che vengono da Reggio a lavorare qui, la mattina partono da Reggio di Calabria, non so, alle 7:30, certe mattine arrivano alle 9, il treno quando arriva alle Omega non ce la fa più, quella littoria degli anni 60, non ce la fa, se carica non ce la fa a camminare. Ora, cioè in un'area del genere, no? Dove tutti i reggini vengono al mare da queste parti, una superstrada piccolissima che non riesce a defluire il traffico e poi una ferrovia che non funziona, cioè una volta per tutte credo che al di là delle chiacchiere di tutti quelli che parlano sempre di trasporti, di politica, credo che siate voi, dovete essere necessariamente voi, dovrete essere voi, visto che avete sempre dimostrato l'affetto per quest'area e lei soprattutto per questa zona e per l'area grecanica, ha una volta per tutte imporvi perché sia garantito questo servizio minimo, che poi è indispensabile al cittadino. Lei pensi che la domenica per esempio non ci sono più treni, è una cosa assurda se pensiamo che la gente potrebbe spostarsi in treno per venire a mare e non prendere le macchine e incasinarsi. Ma poi, e finisco, c'è anche un problema di emergenza sanitaria, visto che Melito è in questa situazione. Qualsiasi emergenza, qui o arriva un elicottero o la gente muore. Quindi qui io le chiederei un impegno proprio a stretto giro di posta, un tavolo con le ferrovie, con chi è, perché garantisca i servizi. Ma guardi, ha toccato degli aspetti importantissimi, non solo per quest'area, ma insomma per tutta quella che è la nostra costa ionica. Il problema delle infrastrutture viarie, no? Non abbiamo purtroppo la 106 che è quella che è diventata, lo diciamo da anni, forse da qualche decennio, che è un'infrastruttura, qualcuno la chiama della strada della morte, perché per via dei numerosissimi, purtroppo, ahimè, incidenti spesso mortali.
fa venire i brividi il pensiero a cui lei faceva riferimento sulla famosa metropolitana di superficie che doveva garantire, che era stata presentata come la panacea di tutti i mali o comunque di tutte le problematiche che riguardavano l'assetto viario soprattutto di questa zona, e invece ha fatto la fine che ha fatto. Abbiamo fatto decine ultimamente, anche io ricordo qualche 3 o 4 mesi fa io scrissi una lettera molto pesante sia all'amministratore delegato, il quale da queste, ma non solo, alle nostre istanze della provincia, l'abbiamo concordata col presidente Raffa, un'azione congiunta anche, e credo nel prossimo consiglio provinciale ci sarà un documento ma veramente molto forte nei confronti di questo management, che ha davvero deluso le aspettative, ma non solo le aspettative degli eventi straordinari, ma anche l'ordinarietà è stata lasciata. Lei ricorderà quello che si è stato fatto con, tra le altre cose, con il famoso la famosa elettrificazione del tratto del doppio binario fino a Merito Porto Salvo, con tutte le difficoltà che i comuni che erano stati attraversati dai lavori hanno dovuto subire in quel periodo, ma se era stata posta ed era stato come diciamo effetto di compensazione questa presentazione di questa del tamburello che doveva comunque rosarno merito ed oltre di questo tamburello che andava avanti giù avanti per consentire e anche soprattutto il periodo estivo di questo intervento. Finora non è stato così, tra le altre cose anche i treni che vengono usati sono forse quelli che sono di risulta del nord che vengono presentati al sud. Io credo che su questo debba esserci da parte nostra, ci sarà senz'altro, le preannuncio proprio questo documento che noi presenteremo e approveremo credo sicuramente all'unanimità, perché riguarda tutte le forze politiche, non riguarda la maggioranza o l'opposizione, ma riguarda tutta la politica che ha a cuore le sorti del territorio. Credo che su questo anche l'assessore Fedele dovrà in qualche maniera impegnarsi, l'assessore regionale Fedele impegnarsi, e io proprio per questo l'avevo invitato in questi giorni a sederci per fare un'azione sinergica nei confronti delle ferrovie, che non devono fare altro che mantenere gli impegni assunti con il territorio, con la provincia, con la regione e con i comuni. Mantenere questi impegni vuol dire mantenere la realizzazione delle fermate della famosa metropolitana di superficie, mantenere in vita la metropolitana di superficie che garantiva quando è partita e quando venivano utilizzati i treni in maniera anche sufficiente, aveva dato uno sbocco non fittizio ma reale, perché anche loro lo possono verificare da quelle che erano gli avventori, i biglietti che venivano venduti. È chiaro che se poi al cittadino, all'utenza si dà un servizio scarso, delle attrezzature ancora più scarse, perché è fondato il fatto che vengono utilizzate dei vagoni che sono stati demoliti al nord e utilizzati al sud. Siccome noi possiamo anche essere il sud del sud dell'Africa, però abbiamo gli stessi diritti, essendo cittadini italiani, gli stessi, così come i doveri, abbiamo anche gli stessi diritti degli altri. Io su questo, anche grazie voglio dire, al supporto che darete voi come media, credo che daremo davvero un'impostazione diversa, non ripeto su quello che deve rappresentare una concessione, ma ci sono degli accordi che erano stati fatti con gli enti locali che vanno che vanno rispettati, anche perché lo sviluppo di quest'area, o oserei addirittura dire la sopravvivenza di questi comuni e della Ionica, dipende proprio da questi servizi, e prima ancora di parlare di centrale o di altre industrializzazioni o di turismo, bisognerebbe prima pensare a queste cose che sono i servizi minimi garantiti, perché se non si hanno quelli, credo che qui siamo, ma torniamo comunque al porto di Saline. Noi come al solito approfittiamo quando abbiamo qualche personalità politica, come in questo caso, approfittiamo per parlare anche di altri problemi, quindi stamattina non è soltanto il porto, ma noi, visto che l'abbiamo presso i nostri studi, abbiamo voluto approfittare così per farle qualche domanda e per farle assumere qualche impegno, ma già era nel vostro calendario, per quello che ho capito nella sua risposta, e quindi questo vi fa onore, perché vuol dire che voi siete attenti ai problemi dei cittadini. Io mi auguro che anche questo sia
come l'apertura del varco a Saline, possiate anche qui aprire un varco di luce per chi deve viaggiare in questo territorio. Tornando al porto di Saline, da dove eravamo partiti e da dove voi questa mattina siete andati e siete poi venuti qua, dopo aver fatto il sopralluogo, possiamo dire quindi ai cittadini, lo dica lei direttamente, e ai pescatori che da lunedì. Lunedì il dirigente che è qui accanto a me farà la comunicazione come previsto per legge per la capitaneria di porto per dare l'accesso, diciamo la conclusione di questo primo intervento. E noi, ovviamente credo conseguentemente a questa comunicazione che il dirigente farà, la capitaneria di porto farà l'ordinanza di navigazione con le prescrizioni che sono dovute, e quindi possiamo dire tranquillamente che ci assumiamo l'impegno di poter mantenere per quanto possibile il tratto che sarà aperto, i 30 metri di varco con la profondità dei 4-5 metri, giusto per garantire anche la felicità nell'estensione del sì, la soddisfazione di dire quelle cose, questa notizia, e questo teniamo il territorio indipendentemente da quello che è la politica. Ogni tanto la politica fa anche gesti non solo, diciamo, criticabili, cioè facciamo anche delle cose che possono servire. Ovviamente quando queste cose servono alla comunità e alle nostre comunità, credo che poi questo ci inorgoglisce, perché certo, vuol dire che non abbiamo perso tempo per fare la espressione proprio per questo, perché credo che quando si assume un impegno, se si può mantenere, è bene assumerlo, se no è bene non mettersi in impegni che poi facciamo sì che i cittadini criticano la politica, e forse molte volte anche a ragione. Ecco, noi Presidente, dal mese di settembre ci trasferiremo naturalmente in locali molto più ampi sulla superstrada, perché abbiamo anche noi bisogno di allargarci un attimo di spazio con questa nuova emittente che è nata proprio sulla provincia, e che credo l'assenza in tutti questi anni di una televisione locale abbia anche contribuito al degrado, no, l'assenza. Io mi auguro che proprio che con il lavoro che anche noi faremo a settembre, vi inviteremo 2 volte al mese presso gli studi, verremo ad insultarvi in continuazione, perché noi riteniamo che quest'area abbia tutti i diritti, o i cittadini di quest'area hanno gli stessi diritti di quelli di Varese oppure del paese di Berlusconi, perché non si può pensare che qui in Italia ci siano i cittadini di serie A, ci sono quelli di serie B, ma addirittura pure quelli di serie C come noi. Credo che chiaramente la funzione del servizio di informazione è una funzione importantissima, deve necessariamente essere di stimolo, perché l'origine è questa. Per dare atto quando ci sono le cose fatte bene, criticare anche in maniera forte quando gli impegni non vengono mantenuti. Io credo che se la funzione è questa, è chiaro che manca, se quando manca l'informazione ai cittadini, come in quest'area, io ricordo nei decenni precedenti che c'era e che funzionava, io credo, vi auguro tutto il bene possibile anche con l'apertura dei nuovi studi, ma soprattutto per l'attività che fate, che è quella di informare i cittadini, di informare delle cose belle, delle cose brutte, ma anche per tutte quelle iniziative che voi stesse date voce nei confronti della politica in senso lato. Noi cerchiamo di far assumere al politico un impegno al giorno e ci leva i problemi di torno uno a uno, quindi lei ha assunto un impegno che è quello ora della viabilità, soprattutto dei treni. Noi verremo poi dopo il Consiglio Provinciale ad approfondire, e servirà anche per, certo, come elemento, diciamo, di pressione sulle ferrovie. Ringraziamo quindi il Vicepresidente Giovanni Verducci per essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi. Per aver voluto anche rispondere a tutte queste domande che non riguardavano solo il porto di Saline. E ringraziamo anche l'architetto Giuseppe Mezzatesta, che è il dirigente del settore difesa costa e suolo della provincia di Reggio di Calabria, anche per la sua attività e per diciamo il lavoro che ha fatto con grande collaborazione, grande spirito credo di collaborazione, perché
questo porto, credo unitamente comunque ai tecnici anche del comune di Montebello e al comune stesso di Montebello. Soprattutto l'architetto Diano, diciamo, che ha collaborato, perché poi c'è l'ufficio tecnico del comune che in questo caso collabora con voi. Vi ringrazio per essere stati qui. Io quello che possiamo augurare a voi è di continuare a lavorare bene, e l'augurio che facciamo ai cittadini è che possano migliorare le loro condizioni di vita, soprattutto le condizioni ambientali, perché qui non si può continuare ad essere tacciati solo di 'ndrangheta. Cioè, questa è una provincia ed è un pezzo di terra che non è fatta di solo è fatta di tante persone che devono in qualche maniera riscattarsi nel lavoro e col lavoro. Grazie a voi, buona giornata.